Salve gente, allora, mercato finalmente terminato. Quindi andiamo a vedere qual è stato il mercato della Lazio, come si sono concluse le trattative, sia in entrata. Non vi dico stasera, ragazzi, quelli in uscita perché sono tanti nomi, insomma, qualcosetta siamo riusciti a dare ovviamente in prestito, ma diciamo questo video è più su quello che è stato il mercato in entrata, che è quello che ci interessa di più. In uscita solo qualche nome grosso, interessante. Prima però di proseguire, tu che stai vedendo questo video, se ancora non l'hai fatto, come sempre ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti andando su tutte le modifiche, e se poi ti andrà, io ti ringrazio se lascerai un like prima di abbandonare il video. Allora, partiamo subito dalle uscite, quelle interessanti. Fino all'ultimo secondo, ragazzi, sembrava che Fares, che inizialmente si era detto che era stato incredibilmente venduto al Genoa subito a titolo definitivo per 7 milioni. Poi era tramutata la cosa con un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni. Alla fine si è conclusa con un prestito e con diritto di riscatto. Probabilmente Fares a questo punto, se farà il fenomeno, se lo prenderanno, ma è più probabile che saltranno, ce lo ritroveremo un'altra volta in casa. E comunque, Fares al Genoa, anche Casedo, onestamente, vi l'ho detto, mi dispiace, anche perché la formula è anche un'altra formula che mi fa veramente incazzare, perché alla fine entreranno, se ci dice bene, 2 milioni nelle casse, ma 2 milioni in 2 anni, due comode rate da 1 milione, 1 milione mi sembra giusto, no? Alla fine era fondamentale dar via al giocatore, quindi io gli auguro veramente ogni bene, che diventi capocannoniere col Genoa, gli auguro il massimo, che possa sempre giocare, veramente. Gli voglio troppo bene al Panteron, guarda, proprio fatti rimpiangere il più possibile, perché te lo meriti, perché veramente io non capisco, veramente. Abbiamo fatto tanto per averci tre attaccanti, siamo sempre. Poi una volta c'è, dobbiamo per forza dar via Caiseto, poi ripeto, per 2 milioni in 2 comode rate, ma. Il resto, ragazzi, sono tutti scartini, tutte cose che non ce ne frega niente. Comunque l'importante è che ci siamo alleggeriti quantomeno a livello contrattuale, nel senso di stipendi. Entrate, le sappiamo. Entrate abbiamo avuto Isai, abbiamo avuto Luca Romero, abbiamo avuto Pedro, abbiamo avuto Felipe Anderson, abbiamo avuto Basic. E in ultimo alle 19:50 siamo riusciti a depositare ufficialmente, cioè 19:50, attenzione, siamo riusciti a depositare il contratto di Zaccagni. Quindi alla fine Zaccagni è arrivato con una formula un po' strana, ma io suppongo che questa formula sia figlia dell'intoppo che c'è stato per tutta la giornata di oggi, dove poi è dovuto scendere in campo a sistemare le cose perché Tare non riusciva a tirar fuori il contratto. È arrivato direttamente all'udito e ha fatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. Prestito perché? Perché sembrerebbe che Zaccagni nel frattempo aveva firmato il rinnovo con il Verona, ma non perché volesse rimanere a Verona o perché il Verona voleva più soldi, semplicemente perché così è stato rimandato il pagamento al prossimo anno con questa formula. E probabilmente sarà fatta proprio perché per andare incontro alle esigenze del giocatore, dicendo: guarda, io, siccome che Lazio voleva dare 1,5, il giocatore voleva 2, sembra che siamo o 1,9 o 2 li ha presi, però dicendo: io lo stipendio lo pago, però il cartellino allora al Verona ve lo pago il prossimo anno. Quindi hanno trovato questa formula, alla fine insomma tutti contenti. Noi siamo contenti? Allora, per quello che arriva, alla fine chiudo con Kamenovic, che sembrerebbe, che a me non risulta, se risulta a qualcuno di voi ditemelo nei commenti, che Kamenovic in realtà alla fine non è stato, comunque anche se non è arrivato Kostic, Kamenovic non è stato depositato il contratto. Questo perché? Perché probabilmente Sarri gli ha fatto capire che tanto era inutile che tu mi depositi il contratto di un giocatore che non avrei mai fatto giocare. Il procuratore invece voleva che il giocatore giocasse. Adesso non so quale sarà la soluzione per questo ragazzo, ma di sicuro gli conviene trovare una squadra che gli permetta di mettersi in evidenza e che gli permetta di giocare. Sarri in questo era stato chiaro. Quello che non mi torna, onestamente, è il fatto che Vavro sia rimasto e a quanto mi risulta verrà messo in lista. Quindi noi avremo una difesa che io penso che, ragazzi, bisogna pregare tutti i giorni che il Signore tenga in salute Acerbi.
perché se poco poco manca Acerbi noi non abbiamo difesa, perché noi ci abbiamo, anzi guarda ragazzi, qui vi metto adesso un piccolo schema veloce, non guardate le posizioni, un po' è per darvi un'idea. Noi in difesa ci abbiamo Isai, che è l'unico terzino sinistro adattato nel manco di ruolo, perché è lui un terzino destro, diciamo adattato sulla sinistra, che comunque ha iniziato bene il campionato ragazzi, a me Isai non mi è dispiaciuto, soprattutto con lo Spezia, ha pure segnato, ha rischiato di fare anche un secondo gol, mi sembra sia un buon acquisto, ma soprattutto che sulla fascia ci sa stare, quindi non mi lamento insomma. Però le alternative abbiamo sempre le stesse, Radu e Marusic. Poi abbiamo Radu, che è anche il secondo di Acerbi, quindi se manca Acerbi noi abbiamo Radu centrale, e dall'altra parte abbiamo Ramos e Patrick. Poi vabbè, Marusic e Lazzari vanno ultra bene come terzini destri, ma cioè, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? E a me mi viene a dire che Sarri non ha fatto richieste, ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma non è vero, perché Sarri la prima cosa che ha chiesto quando si è messo seduto e ha fatto una lista di ruoli, non di nomi ma di ruoli, a Tare Lotito, ha chiesto un difensore centrale subito, un centrocampista e due ali. Quelli erano i quattro giocatori fondamentali per Sarri. Poi ovviamente ha aggiunto anche altri, ma i primi quattro erano quelli. Noi il difensore centrale non è arrivato. Il centrale possiamo dire che non è arrivato, ragazzi, perché Basic, Sarri, a quanto detto, a quanto ha affermato, sembra che lo vuole utilizzare o al posto di Luis Alberto o al posto di Milinkovic. Quindi difficilmente lo vedremo al centro. Anche se secondo me ci può giocare al centro, perché è un centrale, voglio dire. Però probabilmente viene usato più sulle fasce. Poi chi ci abbiamo? C'è chi dice ci può anche stare Zaccagni. Per carità, ci può stare tutti ci possono stare. Io non so come voglia costruire la formazione, resta il fatto che non abbiamo un giocatore, un vice Leiva reale. Non l'abbiamo, perché Scalante non è un vice Leiva, non è mai stato e mai lo sarà. E non solo, nel gioco di Sarri fatica tantissimo. Io non capisco perché Scalante è rimasto nella Lazio, onestamente. Questi sono proprio i misteri. E Scalante non doveva andare a Marsiglia? Non era Scalante che doveva andare a Marsiglia per 5 milioni? E alla fine sta ancora qua? Io boh, veramente. Vabbè, Cataldi che però è stato utilizzato una volta al posto di due volte al posto di Luis Alberto, una volta al posto di Milinkovic, centrale è stato utilizzato una volta sola, quindi boh. Diciamo che lì proprio al centro ci sono tanti enigmi. E comunque, ripeto, un Basic che può giocare a destra e a sinistra e uno Zaccagni che anche può giocare a destra e a sinistra, ma Zaccagni probabilmente verrà utilizzato più avanti, cioè Zaccagni su come alla sinistra e Felipe Anderson come alla destra, perché attenti che fai, compri Zaccagni e non lo usi come titolare? Quindi è normale che verrà adattato come alla sinistra, cosa che secondo me può fare. La forza di Zaccagni è che è utile in più ruoli, è un giocatore che ha dimostrato che in Serie A ci sa stare. Kostic sicuramente avrebbe messo più cross al centro, e ripeto, io ho sempre detto che Kostic lo vedevo più utile nel momento in cui devi usare un Murici. Se invece Murici è proprio l'ultima ruota del carro che verrà usato, cioè in attacco ci metti pure Reina piuttosto che mette Murici, a quel punto diciamo che Kostic poteva anche non essere fondamentale. Zaccagni invece è più duttile, quindi sicuramente è un buon acquisto. E basta ragazzi, quindi vedete benissimo da soli che si è fatto un mercato da, secondo me, 7,5 anche 8 in avanti, ma si è fatto praticamente zero, perché abbiamo preso comunque Isai, quindi diciamo un mercato da 6,5 per la difesa. Quindi se io faccio 6,5 per la difesa, 7,5 per l'attacco, e con lì che il risultato è un mercato da 7, che comunque rispetto allo scorso anno che avevo detto che il mercato era da 5 e sono stato pure gentile, è sicuramente un mercato migliore. Quindi vedremo ragazzi, vedremo. Quello che però mi chiedo è, signor Lotito, non so se ci farò proprio un video su questo domani o nei prossimi giorni, ma se tu sei dovuto intervenire perché mancavano i soldi per poter fare il mercato e sbloccare l'indice di liquidità, perché il Bontare non è stato in grado di dar via nessun giocatore per poter sbloccare questi indici, sei dovuto intervenire tu il giorno prima che iniziasse il campionato. Se tu sei dovuto intervenire per prendere Zaccagni perché il Bontare a un certo punto non riusciva a tirar fuori il ragno dal buco
è stato dovuto intervenire finalmente la situazione si è sbloccata. Se quando dopo 2 mesi il buon Tare appresso a Kostic l'altra sera ti chiama e ti dice: guarda, qui l'Eintracht non vuole più trattare, e tu ti incazzi come una bestia. E questo, ragazzi, non solo ve l'avevo già detto in un video, ma a quanto pare è stato raccontato anche durante il calciomercato, che Lotito si è abbastanza incavolato. Non so se dettente con Tare o della situazione, adesso il fatto che ci è rimasto molto male del fatto che l'Eintracht a un certo punto ha bloccato le trattative per colpa di chi è che stava portando avanti le trattative. Io non ci credo alle cazzate della mail che loro non sapevano. Cioè, lì c'è stato un agente, Ramadani, che praticamente con l'Eintracht ci avrà parlato 10 volte, almeno, in quest'ultima settimana. Si sono incontrati col DS, si sono telefonati col DS, quindi l'Eintracht non si può dire non sapevamo, non è arrivato il fax, anche perché che mandi un fax una settimana, un fax, un'email una settimana prima, e in una settimana non hai mai verificato con una chiamata, anche semplicemente a Ramadani, magari è arrivato il fax, si è messa a dirmi qualcosa. La mail. Eppure ti sei incazzato, caro Lotito? Ma chi è che ha portato avanti la trattativa di 2 mesi e poi ti ha detto: guarda, qui non si va avanti? E tu hai detto: vabbè, lasciali perdere, vaffanculo, andiamo su Zaccagni. E poi pure lì, un altro po', perdevi il giocatore. Caro Lotito, ma mi viene do la domanda è semplice: ma tu sei complice? Tu sei ostaggio? Se non di Tare, di qualche clan albanese? E se quindi ti tengono sotto. Con qualche coltello alla gola per il quale tu sorvoli su tutto, o sei semplicemente un non lo so, non dico cieco perché vedo che ci vedi, ma potenzialmente sei un ingenuo, un finto ingenuo che non riesce a vedere assolutamente il caos che sta creando Tare intorno a te e come ormai ogni mercato porta scuse su scuse per non arrivare ai colpi, per poi virare su dei colpi che per la Lazio non sono interessanti. Perché Fares, Muricy, Medidi, a che sono serviti alla Lazio? E lì dove la Lazio serve, invece, non viene mai fatto nulla. Ancora per il quinto o sesto anno di seguito, credo, non si interviene decisamente sulla difesa. Una difesa che sì, è arrivata Acerbi, ma è arrivata Acerbi perché è andato via De Vrij. Quindi, con un portiere di 39 anni, un altro che non avete venduto, nonostante sai che non rinnova e lo vai a perdere a zero. Ma qual è la strategia della Lazio realmente? Perché qui la strategia che ho visto è una strategia dettata da Sarri, ma quella di Tare, quella della Lazio, qual era? Se non c'era Sarri, qual era la strategia? Far venire qualche altro albanese? Quindi, caro Lotito, ripeto, non so se farò poi un altro video, ma saremmo contenti di sapere, ma tu, con Tare, che intenzioni c'hai? Perché se rinnovi dopo quest'altro mercato dove ha fatto ridere, anche nelle interviste ha fatto ridere Tare, onestamente, se glielo rinnovi, è evidente che sei complice. È chiaro, o al massimo ostaggio. Ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video. Lasciatemi nei commenti il voto del mercato della Lazio secondo voi e ci vediamo presto con un prossimo video, probabilmente del mercato in generale delle altre squadre. E ricordiamoci che farò una nuova classifica perché tanto sono cambiato nelle squadre, tante squadre si sono arricchite e altre secondo me indebolite. Quindi rivedremo completamente la classifica finale, ovviamente la previsione di classifica Come finale. sto andando, scusi? Male, per Dio! Woo!